facciamo per Butler. Wissen wir den auf die Bunge?
Get. Pasto. Signore e signori, un cordiale buonasera da Appiano. Epan ai microfoni vi parla Forer Otto e Richard Forer. Sta per partire la partita della Serie A Beretta tra l'Epan e la società di Fasano. E prima di partire qualche informazione utile. Intanto questa sera il Molteno ha battuto il Fondi per 26-20, la partita è finita un quarto d'ora fa, per cui abbiamo una classifica un po' modificata. Comunque vediamo il Bolzano a 12 punti, il Sassari a 9, Pressano e Conversano a 7 punti, il Siena a 7, poi il Trieste a 6 punti, il Bressanone a 4, Merano e Cingoli a 3 punti, l'Eppan, Fasano, l'Albatro di Siracusa e il Fondi a 2 punti e il Molteno a 2 punti anche lui. Stasera dovrebbe esserci la partita tra il Bolzano e il Merano, partita stata per problemi di Covid. Poi c'è il Siena contro l'Albatro, il Cingoli contro il Sassari, poi come dicevo l'Eppan contro il Fasano, il Bressano contro il Conversano, il Cassano contro il Trieste. Nei top 20, già che ci siamo, lo seguo sempre, c'è il miglior tiratore della Serie A Beretta, Albin Yastam, che è un giocatore del Fasano che adesso poi vedremo in campo. Al secondo posto c'è Ivan Vulic del Fondi con 45 punti, poi c'è Davor Ciutura del Brixen con 43, Erik Udovicic con 42, Dejan Turkovic 41 e Emanuel del Cingoli con 41 punti. Come dicevo, la partita di questa sera tra l'Eppan e il Fasano si accinge ad essere una partita molto tirata, ci sono dei punti molto molto importanti in bilico. Chiediamo a Ricci il tuo parere prima della partita, una partita dove due punti valgono tantissimo, giusto? Giusto Otto, eccoci qua per l'inizio della partita. Speriamo di avere un risultato migliore che dell'ultima settimana. Speriamo che la cazzolata data ai giocatori è servita per svegliarli per questa importante partita contro i pluridecorati del Fasano. Per cui iniziamo le danze qui e speriamo di avere una bella partita. Bene, allora l'Eppan si presenta con Philipp Treuerhofer, Hannes Lang, Alexander Seminkov, Alex Widerhofer, Thomas Branch, bentornato Thomas, Alex Castillo, Modesta Starolis, Moritz Pirker, Omar Santinelli, Dragan Slepcevic, Andreas Pirker, Stefan Unterhauser, poi c'è Jan Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolot e Christian Raffli, due portieri. Il Fasano si presenta adesso subito in campo con il portiere Vito Fovio, un portiere molto esperto in porta del Fasano, con l'ala sinistra Pignatelli, poi c'è Angiolini, Notarangelo, poi c'è ai terzini c'è come dicevo Notarangelo e Jalström, e all'ala destra il numero 13 Notarangelo e poi anche Pugliese. Arbitrano questa partita i signori Prandi, Simone ed Ambrosetti Fabio. Inizia la partita, speriamo in una bella partita, speriamo in
una partita che ci dia qualche soddisfazione, soprattutto anche ad Appiano, in quanto i punti stanno a venire a mancare. Vediamo, è Alstram al centro, l'incrocio subito, arriva Angiolini, tiro parata di Christian e contrattacco dell'Eppan con Starolis, Santinelli al centro e vediamo che Branch gioca momentaneamente solamente in difesa, entra Seminkov, abbiamo all'ala destra Oberauch e all'ala sinistra Simon Singer e al pivot come sempre Dragan Slepcevic, il Fasano gioca con Flavio Messina al centro avanti, per il resto gli altri cercano di chiudere i varchi in difesa. Subito un fallo, difesa 5-1 come ha detto, con Flavio al centro avanti, Seminkov tiro e parata facile per Vito Fovio, contrattacco con Jarstam. C'è un cambio attacco difesa tra Franceschetti e Flavio Messina, Franceschetti al pivot. Schema di nuovo con il pivot, porta Angiolini e Angiolini a vita facile al tiro dai 9 metri che va a inculcarsi alla parte sinistra, bassa destra, bassa il portiere Christian Raffl, contrattacco, era un fallo su il numero 34 Santinelli. Omar che chiama adesso lo schema, vediamo Santinelli, Omar che entra come secondo pivot e Starolis che non riesce ad andare al tiro. Ecco un bel tiro di Starolis, frutto di un attacco organizzato, poi il palo del Fasano con attacco e altra parata del portiere, ex portiere della nazionale Vito Fovio, che in barba ai suoi 39 anni fa vedere che la classe non è acqua e l'esperienza che porta con sé è considerevole. Sempre Angiolini, stesso schema di prima con Jarstram che va al centro, due pivot del Fasano, Jarlstrom, tiro e facile gol anche per lui, anche perché la difesa dell'Eppan si è presentata molto molto passiva in questo caso. Invece momentaneamente vediamo una squadra del Fasano che è molto motivata in fase difensiva con Flavio che cerca di far andare piano la palla lì davanti, entrata secondo pivot, l'uno contro uno di Starolis che porta adesso il risultato sul due pari dopo 5 minuti scarsi del primo tempo. Notiamo Ricci una fase di studio di entrambe le squadre. Sì, effettivamente, anche se il Fasano è molto molto motivato, infatti Messina qui dentro, Messina che fa un
entra Messina che difende molto molto bene, molto aggressivo, non tanto è acqua e sapone come c'è scritto sulla maglietta, ma è un osso duro questo Messina che fa la vita dura a Leppan. Intanto 2-3 e speriamo che vada meglio questo attacco. Anche qui vediamo tutta la grinta di Flavio che cerca di motivare i suoi compagni in campo e ci sta riuscendo alla grande momentaneamente. Starolis che viene al centro con un passaggio lungo a Santinelli, ancora a Starolis, e non riesce a fare il passaggio, sempre ancora per Flavio che riesce ad organizzarsi bene. Comunque palla a Singer e un tiro schiacciato che passa tra le gambe di Vito, che se la prende anche con il suo compagno, che se la prende con il suo compagno di difesa. Attacco Fasano, Angiolini, Jarlstam. Ancora entrata al secondo pivot, Jarlstam, passaggio all'ala a Pignatelli che colpisce solamente la traversa, contrattacco De Leppan, palla al nuovo è entrato Branch, però ricezione sbagliata e niente di fatto, bisogna rifare tutto con Seminkov che cerca di dare il suo contributo in attacco De Leppan. Vediamo come vanno adesso le cose, abbiamo il risultato di 3-3. E questo è stato un tiro molto molto bello all'incrocio dei pali e Leppan deve fare questi tiri da fuori perché notiamo che il Fasano è sì molto aggressivo in difesa, però non riesce a far fronte a questi tiri dai 10-11 metri e questo potrebbe essere la chiave della partita per Leppan. Intanto passaggio sbagliato che però poi è stato ripreso, Jarlstam sempre con due pivot in attacco, il Fasano, Angiolini al centro, incrocio rovesciato a Jarlstam, ancora Angiolini uno contro uno che non riesce, comunque palla fluidificante e la palla va a finire all'angolo che Pignatelli, e un tiro sottomano in elevazione, un tiro che si vede molto di rado, e questo ragazzo svedese veramente fa vedere che ha dei grossi numeri in attacco e porta in sul il Fasano sul risultato di 4-3. Altro tiro da fuori di Starolis, 5-4 per Leppan con Angiolini, e fallo e cartellino giallo a Dragan Slepcevic per un fallo su Notarangelo, penso che sia stato. Leppan gioca una 6-0 cercando di chiudere gli spazi dietro e il Fasano attacca con due pivot, c'era un fallo di sfondamento a Franceschetti al pivot. Leppan continua ad andare in seconda fase e adesso riesce a fare un bel gol in velocità. Starolis sembra aver trovato aver inserita questa sera e sperando in bene per Leppan, 6-4 dopo 10 minuti scarsi della partita. Vito Fovio già adesso incomincia ad chiedere all'allenatore Francesco Ancona
forse di fare qualche cambiamento in difesa, perché si sente un po' troppo da solo in questi tiri da fuori. 9 metri per il Fasano. Contrattacco dell'Eppan, e qua vediamo che l'arbitro dà i 2 minuti a Jarlström. Ci stanno tutti, anche se qua al centro c'erano un po' di problemi, c'erano qualche contatto in troppo. Comunque alla fine 2 minuti per Jarlström, che ci stanno tutti. In questo caso c'era in bilico anche la salute del ragazzo Oberauch dell'Eppan. Bene, si riprende al centro, tutto a posto, gli arbitri hanno messo tutto bene, tutto a posto. Vito Fovio adesso è uscito, praticamente c'è l'extra player del Fasano, si gioca 6 contro 6 senza portiere, una situazione particolare che non bisogna sbagliare in attacco, altrimenti la porta è sguarnita. Comunque Angiolini in attacco, passaggio a Notarangelo, di nuovo a Notarangelo, passaggio a Flavio, e è bellissima scala all'ala a destra, e qua purtroppo l'Eppan non si è mosso in una maniera adeguata, non è riuscito a chiudere gli spazi davanti all'ala destra del Fasano, che non si fa pregare. 7-4. Come ti sembra, Ricci, questa partita? A me sembra una partita fino adesso abbastanza noiosa, può anche esserci perché nelle ultime partite abbiamo avuto anche sempre squadre di grande rilievo qua ad Appiano. Mi sembra che la partita stia andando avanti un po' così lentamente, insomma. E intanto adesso l'Eppan è avanti di 7-5, purtroppo ha preso un gol anche in inferiorità numerica, il Fasano ha comunque riuscito a fare gol, e poi hanno un super portiere che ha parato due tiri importanti, anche l'ultimo di Oberauch, e per cui il risultato 7-5, un po' di timore da parte di tutte e due le squadre, sappiamo che sono tutti e due a 2 punti, e per cui partita importante. E adesso ci sono questi 2 minuti dichiarati a Branch, che ci stanno tutti, perché non doveva fare questo fallo Branch, perché non serviva perché era su 8 metri, e per cui il tiro quasi impossibile, comunque un po' di ingenuità in questo caso. Anche l'Eppan gioca senza portiere, con l'extra player, ancora Semenkov che rischia lo sfondamento, ed è un grandissimo gol di Jan Niklas all'ala destra, che va a prendere l'incrocio dei pali lungo. Il Fasano adesso ancora, no, è rientrato, i 2 minuti sono passati, Jarlström adesso al centro con Angiolini, terzino sinistro, sempre Pignatelli all'ala sinistra. E altro gol molto facile dell'ala destra del Fasano, facilissimo, i passaggi arrivano molto facilmente dal terzino destra all'ala sinistra, all'ala destra, che ha un bel braccio e riesce ad segnare il suo porta il Fasano a 7 gol. Secondo pivot per l'Eppan, con Semenkov che cerca di andare al centro con
Santinelli. Adesso c'è lo scambio tra il portiere e il giocatore, nulla di fatto, c'è una mancanza di idee da parte dell'Eppan momentaneamente e non riescono ad organizzarsi meglio. Sempre Flavio lì al centro, Omar che entra come secondo pivot, palla Seminkov e va a prendersi un fallo invece di fare il passaggio che poteva e doveva fare. Si scaldano un po' le anime in campo, si scaldano le anime in campo, l'Eppan è sotto passivo con Santinelli, passaggio ancora l'ala, Santinelli al pivot e niente di fatto, l'arbitro non dà il rigore, passaggio a Flavio e gran contropiede, gran gol in contropiede da parte di Flavio Messina, che ci mette tutta la sua esperienza e tutta la sua voglia di giocare in campo. È un ragazzo che non molla mai, ci crede dall'inizio alla fine ed è un personaggio in campo da imitare su tutti i campi, un ragazzo come Flavio Messina. Vediamo che anche l'allenatore del Fasano Francesco Ancona sprona molto i suoi giocatori, ancora Starolis e Seminkov che si fa parare un'altra palla e in questo caso abbiamo sentito proprio la botta sulla mano di Sljepčević e ci sta benissimo il rigore dichiarato dall'arbitro, dalla coppia arbitrale. Va a battere il rigore Seminkov Alexander, speriamo per l'Eppan che vada tutto bene. Una finta controfinta, passaggio schiacciato e gol. E adesso speriamo, Ricci, in una difesa arcigna dell'Eppan, perché bisogna lavorare soprattutto in difesa contro questo Fasano. Giusto, giusto Otto, adesso siamo 9-8, purtroppo l'Eppan ha buttato via un 2 gol che aveva in più contro il Fasano. Partita comunque interessante, una bella parata adesso di Raff e pian pianino la partita si accende. Meno male che c'è Christian e già il secondo tiro di Marco Pignatelli è stato parato, poteva fare di più Marco in questo caso, Christian ha aspettato il suo tiro e Marco purtroppo ha sbagliato per il Fasano. Sempre Santinelli con Oberauch, Jan Niklas che va al secondo pivot, tiro di Starolis che finisce all'angolo rischiando anche di toccare la telecamera del nostro bravissimo fotografo. Intanto 2 minuti per Jarlström, dovrebbero essere già i secondi, avendo buttato via la palla, giusto Ricci? Sì, non l'ho vista. Ha buttato via la palla, un po' ingenuo anche lui, forse l'arbitro qui hanno cercato di recuperare una decisione sbagliata perché non hanno visto il passaggio prima sul piede di uno del Conversano e forse hanno cercato di raddrizzare la decisione. Comunque palla buttata via, giusti 2 minuti, la seconda esclusione per lo straniero del Fasano. Adesso vediamo, perché già avendo due esclusioni dopo 17 minuti potrebbe essere poi alla fine anche determinante, perché il Fasano non può perdere un giocatore del suo calibro. E intanto l'Eppan in sovranumero e con l'entrata di Seminkov, passaggio smarcante a Singer che purtroppo sbaglia tutto. Questi errori poi alla fine speriamo che non siano troppo gravi, perché non puoi buttare via una palla del genere con 6 contro 5 in sovranumero. Entra De Angelis al centro,
De Angelis al centro, Angiolini è un gruppo molto giovane, adesso senza portiere, è naturale, si prende lo sfondamento, non c'è portiere, Dragan Slepcevic prende palla e si toglie la soddisfazione di fare il gol per il Dio. Intanto bisogna pulire il parquet perché è troppo scivoloso, è ritenuto troppo scivoloso da parte dell'arbitro. Comunque abbiamo già notato adesso che la mancanza di Albin è molto molto determinante. Il ragazzo De Angelis che è entrato dà il suo meglio, ma non può naturalmente rimpiazzare un campione come Jarlström Albin. Dalla Svezia è arrivato questo ragazzo nuovo. Comunque attacco Fasano, ali molto larghe con un Santinelli dell'Epan che esce un po', incrocio con Franceschetti, Angiolini, attacco sempre ancora al centro, passaggio all'ala, palla persa del Fasano, controattacco Epan con Simon che si fa parare il contropiede di Vida Vito. Si è fatto parare il contropiede da Vito, seconda palla buttata via da Singer all'ala destra. Questa volta era una situazione particolarmente facile perché era in contropiede ed è andato al tiro da solo, ma Vito gli ha chiuso lo spazio. Ancora Fasano, 10-8 Epan. E qua ci sta molto bene il rigore perché Dragan purtroppo in fase difensiva era dentro all'area, per cui la regola dice che il difensore non può stare dentro ai 6 metri. In questo caso viene dichiarato il rigore. Leppan cambia il portiere al posto di Christian, entra Samuele Bortolot, un ragazzo venuto da un paio d'anni fa che da un paio d'anni fa che da noi, un ragazzo di 2 metri, ancora abbastanza giovane. Vediamo se riesce a parare la palla di Jarlström. Comunque Jarlström non si fa ingannare da Samuele. Dragan al centro, Starolis, Simon all'ala sinistra, Omar al centro con Alexander al terzino destro, Jan Niklas alla destra, Flavio al centro avanti, in 5-1. Oh, un bel tiro questo di Omar. Ha fatto veramente un bel tiro, però tutta la squadra in questo caso ha giocato bene in questi frangenti. Comunque in fase difensiva non ci siamo proprio perché con una palla schiacciata per terra la palla arriva all'ala destra e altro gol facile per il numero 11 del Fasano. Entrata secondo pivot, Seminkov ancora e l'arbitro vede un'infrazione, vede un blocco irregolare di Santinelli, di Omar. Purtroppo è già la seconda volta che gli arbitri decretano un blocco irregolare. L'Epan deve stare molto attento perché, capendo il modo di interpretare dell'arbitro, non bisogna farsi ingannare per la seconda e la terza volta. Contrattacco, adesso c'è anche Branch in campo che attacca verso il centro con Starolis, palla che va a finire a Jan Niklas, un bel gol, e adesso l'Epan passa in vantaggio per 2 gol e ha cambiato anche in difesa Alexander. Adesso abbiamo Thomas Branch al
al centro in difesa con Starolis, con Santinelli, Omar e con Dragan ai due secondi, e con il Fasano in attacco. Entrata secondo pivot, Albin, palla d'Angiolini, altra parata, controattacco, e ancora Jan Niklas che fa il veramente un bel gol adesso. Ricci, questo piccolo break adesso ci fa capire cosa ci fa capire questo piccolo break, perché è stato, perché era possibile. Otto, è sempre la solita storia, bisogna difendere come dei leoni dietro, prendere palla, contropiede, gol. Questo è l'unico sistema che possiamo fare contro una difesa agguerrita del Fasano. Infatti c'è subito il time out dall'allenatore verso i suoi compagni. Difesa e contrattacco e gol. Questo è quello che vogliamo vedere qui nella palestra Raiffeisen, con un temporale in arrivo, e vogliamo anche questo temporale sul campo. Ecco il temporale, nel frattempo lo sto vedendo dalle parti del Fasano, perché Francesco Ancona, l'allenatore, ha dato una strigliata enorme. Ancona, Francesco vuole sempre il massimo di tutti, non si può dire che non diano il massimo, però devono lavorare con più testa, con più calma, ed essere consci della loro forza. Comunque si riparte con il risultato di 13-10 per l'Epan. Sempre Jarlström a dettare il centro. Intanto c'è un attimo di intervallo, c'era il problema dal cronometrista, comunque penso che non sia niente di particolare. Non vediamo più l'orologio, l'orologio se n'è andato via, c'è il risultato di 13-10, ma ci sono dei problemi tecnici adesso da risolvere. Sicuramente è stato schiacciato un pulsante in una maniera errata, e vediamo come gli arbitri in questo caso riescono a mettere ordine in questa situazione particolare. Comunque dovrebbero mancare 7 minuti. Anche il commissario campo che parla con i cronometristi, e a breve partirà tutto. Bene. Nel frattempo per l'Eppan è entrato il numero 23, Langhannes, che dà una mano alla squadra, e anche Moritz Pircher. Moritz gioca alla posizione di uno a sinistra e Hannes alla posizione del secondo a sinistra in difesa. Vediamo poi in attacco dove che il mister vuole mettere questi due giocatori di esperienza. Intanto il Fasano attacca, Jarlström al centro con Pignatelli, Marco che va ad incrociare,
con due pivot. Attenzione a questo tiro, è un fulmine questo tiro di Albin, un fulmine, e in questo caso Lepa ha dormito completamente. Non puoi dare così tanto spazio a un giocatore come Albin, perché lui castiga subito. Moritz al centro con Hannes all'ala sinistra, ancora Moritz, Thomas terzino sinistro, si prende il fallo da parte di Notarangelo. Ancora Eppan in attacco, e adesso abbiamo questi due nuovi giocatori che sono freschi, e vediamo se riescono a dare il loro contributo alla squadra e ai loro compagni. Sempre ancora passaggio, e passaggio sbagliato a Moritz. In questo momento ha giocato molto male Lepan, purtroppo per Lepan. E il Fasano ci crede naturalmente, con Franceschetti adesso al pivot, e vediamo come si evolvono gli ultimi 5 minuti di questo primo tempo qua alla palestra Raiffeisen di Eppan. Ancora attacco veloce, un bel muro da parte di Thomas in difesa, palla all'angolo, ancora palla al centro con Jarlström, con Angiolini che va verso il centro alla palla uno contro uno, ancora e passaggio sbagliato di Albin all'ala sinistra, contrattacco di Moritz, adesso Thomas, ancora ad Alexander, passaggio a Moritz che doveva fare il passaggio all'ala sinistra, invece ha optato per entrare, ha sbagliato tutto perché era una situazione chiara. Chiama nel frattempo Moritz lo schema contro questa 5-1 con Flavio sempre lì al centro, avanti Alexander, la palla sempre, adesso c'è il passaggio a Hannes e purtroppo per Lepan Hannes Lang ha sbagliato. Contrattacco del Fasano con Marco Bignatelli che per un'altra volta non riesce a centrare la porta, e sono tre i tiri sbagliati da Marco, e anche questo un contropiede, una palla regalata a Lepan. Insomma, Ricci, errori a destra e a sinistra questa sera. Qui sembra Natale, Otto, vengono regalati i palloni a destra e a sinistra, comunque tutte e due le squadre lottano, risultato come dicevi 13-11, abbiamo ancora 3 minuti e abbiamo un Eppan che comunque vuole a tutti i costi portare avanti questo risultato, e comunque il Fasano non molla, e qui è una partita tutta in salita per la squadra di casa. Siamo all'Eppan sotto passivo con Alexander che va a fare un tiro invece di fare il passaggio. Adesso l'Eppan cerca di mettere due o tre ragazzi in muro con Branch che spara e la palla finisce di fortuna lì dalle parti di Dragan che la butta dentro con il pugno, da un pugno sulla palla. Anche questo può succedere, comunque gol fortunoso dell'Eppan dopo un tiro murato dal Fasano. Attacco Fasano, Angiolini, ancora la palla verso Pignatelli, un bel passaggio al pivot, e in questo caso Christian fa una paratona sul pivot, controattacco. Adesso speriamo che l'Eppan incomincia a crederci veramente di vincere o di voler vincere questa partita, ma vedo che la squadra è abbastanza timorosa e
gioca, secondo me gioca troppo sulla sicurezza, non rischiando qualcosina. In questo caso abbiamo visto doveva andare subito a fare un attacco verso la porta, invece è stato chiamato il time out e adesso Leppan ha preso il time out, un attimino di intervallo anche da per noi. Si riprende con Leppan naturalmente in attacco, avendo chiesto il time out prima. Manca un minuto e 45 secondi alla fine del primo tempo. L'arbitro decreta adesso il rinizio della partita con Starolis che ha la palla. Moritz Pirch, vediamo cosa ha detto l'allenatore dell'Eppan ai suoi ragazzi, di gestire sicuramente meglio questo probabile ultimo attacco. Vediamo che stanno molto larghi la squadra dell'Eppan, entrata secondo pivot di Moritz e bel tiro da fuori di Starolis, ed è così che l'Eppan deve risolvere il problema della difesa del Fasano solamente con i tiri da fuori, altrimenti rischia di imbrigliarsi nella difesa pugliese. Ancora Jalström, tiro da fuori, e anche questo un bel tiro, bisogna ammetterlo che era veramente un bel tiro, frutto di un attacco organizzato che è riuscito a portarlo in una posizione facile. Comunque, se quello di prima della piano doveva essere l'ultimo attacco, sicuramente questo lo sarà, con Semikov che ha la palla. Ancora Semenkov, passaggio a Dragan, e bravo il passaggio, e si prende anche due minuti il giocatore De Santis del Fasano, quando mancano 23 secondi alla fine, col risultato di 16-12 per l'Eppan. Francesco decide di giocare senza portiere, portando un ulteriore giocatore in campo. Ancora 10 minuti, ma 10 secondi. Ecco, e questa tattica ha portato i frutti. Comunque attacco veloce e non riesce a fare un ulteriore gol. Ricci, dopo i primi 30 minuti, un piccolo riassumo di questa partita. Otto, come dicevo, è tutto in salita. Eppan è avanti 16-13, 3 gol di scarto. Comunque ha preso gol facili. Fa un bel attacco con dei tiri da fuori. Hanno trovato forse un sistema contro la difesa del Fasano, ma comunque mancano ancora 30 minuti, saranno 30 minuti di sofferenza con due squadre che non si regalano niente. Intanto andiamo alla pausa. Bene, cari amici del Pallamano, ci sentiamo tra un quarto d'ora scarso per la seconda parte di questa partita. A dopo.
bite. Woo! Give me a bite. Woo!
Eccoci, siamo cari amici della Pallamano qua a Deppan, alla palestra Raiffeisen, in questa partita che vede l'Eppan giocare contro la squadra del Fasano. Il primo tempo è finito per 16 a 13 per l'Eppan, e con questo attacco rapido l'Eppan riesce a prendere un rigore, e l'arbitro decreta anche 2 minuti per Fasano per un fallo fatto da De Angelis in fase difensiva. Alexander va a tirare contro Vito. E Vito ha la meglio su Alexander, e abbiamo visto anche Beharibic Jeliko a entrare in difesa del Fasano. Il Fasano gioca con Flavio Messina all'ala destra, Pugliese terzino destro, con il numero 7 Angiolini al centro, e con Jarlström che momentaneamente è sull'ala sinistra, sempre con Franceschetti al pivot. Palla persa della Fasano, e contrattacco veloce, e non era sfondamento. È una fase molto molto concitata questa qua, era una confusione in campo, bisogna ripulire il parquet. Entra anche Jeliko Beharibic in difesa a dare un forte alla squadra pugliese. Il Fasano adesso si trova con solamente 4 giocatori in campo, e l'Eppan con un bel passaggio all'ala, ma non riesce a concretizzare niente, anzi sta sbagliando tutto Singer, e fa il controattacco, fa un gol facilissimo Angiolini, e il Fasano adesso si trova con 5 giocatori in difesa. Vediamo momentaneamente anche le altre partite della Serie A. Beretta con il Sassari che è in vantaggio a Cingoli per 3 gol, e poi vediamo il Siena che nell'intervallo è in avanti di 2 gol solamente contro il Siracusa 15 a 13. Altre partite momentaneamente non le vediamo. Comunque passaggio ad Oberauch, altra parata di Vito, e Dragan prende la palla, per fortuna per l'Eppan, e il Fasano è di nuovo al gran completo in difesa, con la classica difesa di 5-1, con Singer che attacca al centro, con Alexander che viene largo e che fa un tiro incrociato che nulla può fare in questo caso Vito. Bel muro di Thomas sul tiro di Pugliese. Tanto chiama lo schema Albin, vediamo che va al centro Angiolini, e qua si fa beccare Dragan
anzi 2 minuti a Starolis, che si è fatto ingannare da Angiolini. 17-15 la partita incomincia a scaldarsi veramente, qualche spettatore sugli spalti cerca di aiutare la squadra di casa. Santinelli al centro con Thomas Branch al terzino, ancora Santinelli, entrata secondo pivot con Jan Niklas che sale, ancora Branch che non trova l'ala e continua l'attacco, ma l'attacco molto scarsamente organizzato in quanto non c'era l'ala sinistra, non riesce a rientrare Alexander Semenkov, per cui c'è il controattacco veloce del Fasano al 17-16. Questo è stato veramente un regalo da parte della squadra di casa alla squadra pugliese, che ci sta credendo e sta cercando di dar filo da torcere alla squadra dell'Eppan. Si riprende al centro. Con Santinelli che manovra la squadra dell'Eppan, entrata al secondo pivot di Semenkov. E passaggio a Dragan Zlecevic che va a segnare per l'Eppan 18-16, l'Eppan sempre in inferiorità numerica per i 2 minuti decretati prima a Starolis, con entrata secondo pivot, passaggio a Franceschetti, un bellissimo passaggio schiacciato che va ad aprire gli sbarchi al pivot, di nuovo Starolis, il bomber dell'Eppan al terzino sinistro, 18-17 per l'Eppan. Adesso cerca di entrare Santinelli, Omar con la difesa del Fasano molto molto agguerrita, e si prende anche lo sfondamento e contrattacco di Flavio, e buonanotte in questo caso per l'Eppan. L'Eppan adesso, dopo 6 minuti, è veramente da rimettere a posto. Infatti l'allenatore dell'Eppan ha chiesto il time out per rimettere a posto un po' tutto. L'Eppan ha sbagliato troppo e ci sentiamo tra poco. Riprende la partita con la palla in mano all'Eppan, è stato cambiato il centrale, adesso di nuovo Moritz Pircher che detta regia
per la squadra giallo-blu altoatesina, con Dragan che sta molto largo alla posizione di pivot, infatti sta prendendo palla, è stato, ha preso un fallo da dietro, comunque entrambi i giocatori erano in movimento per cui non era un fallo da due minuti. Ancora Moritz, entrata secondo pivot, con passaggio a Moritz, di nuovo a Starolis, ancora ad Alexander, a Moritz e a Singer, che si fa parare un ulteriore pallone da Vito Fovio, questo Vito con quasi 40 anni, grandissimo soprattutto dal punto di vista della tattica, che aspetta con calma i palloni scagliati dai ragazzi della squadra dell'Eppan. Ecco, adesso meno male per l'Eppan c'è stato questa uscita azzeccata di Dragan, che poi in città ha dato palla a Thomas Branch, che ha fatto il gol. In questo caso si è mosso molto bene, è andato ad intercettare il passaggio del Fasano, e siamo al 19-18, sempre ancora al centro per il Fasano, Angiolini, pugliese terzino destro, e passaggio sbagliato di Albin adesso, bene per l'Eppan, male per il Fasano, controattacco però fermato perché l'Eppan deve cambiare un giocatore invece di continuare l'attacco. La squadra decide di cambiare perdendo tempo inutile, sempre Moritz, entrata secondo pivot con Flavio che lavora come un dannato lì davanti, e in questo caso bisogna metterlo, l'arbitro lo ha punito perché ha fatto tutto il possibile per prendere la palla, invece è stato decretato un fallo, e palla di nuovo ad Eppan sotto passivo, palla a Moritz e altra paratona, e si prendono due minuti, si prende due minuti il numero 7 del Fasano. L'arbitro lo avrà visto, io in cabina di regia non posso dire la stessa cosa. Comunque Angiolini adesso prende posto sulla panchina e l'Eppan si ritrova per due minuti in sovranumero. Francesco, allenatore del Fasano, decide per giocare con l'extra player, significa che Vito è uscito ed aspetta il rientro del suo compagno per prendere posto nella porta. Jarlström intanto attacca con un incrocio al pivot, un'entrata di Pugliese e Flavio, ancora Albin, ancora Flavio, passaggio al pivot e niente di fatto per il Fasano. L'Eppan riesce a chiudere bene gli sbarchi, comunque attenzione a Jarlström che ha tutti i numeri per fare questi tiri, passaggio al pivot e niente di fatto ancora per il Fasano, ancora sotto passivo, e tutti sapevano di questo tiro perché è solo Albin che può fare il tiro in questo momento, è solo lui, e l'Eppan ha dormito alla grande in questo momento sapendo che Albin doveva andare al tiro perché i secondi erano passati, eppure i passaggi del Fasano. Attacco 19-19, attacco Eppan con passaggio, e non si fida più adesso Singer a ad andare al tiro, e niente, qua è Vito proprio
ha una vita facilissima e porta in contrattacco il suo compagno, un ragazzino giovanissimo, De Angelis, che va a fare un gol facilissimo. De Angelis, Alessandro, è un 2003, significa che il ragazzo avrà compiuto i 17 anni oppure anche non ancora. Complimenti a questo ragazzo giovane, complimenti anche a Vito. E adesso Lepan si trova in svantaggio numerico, entra però Castiglio che prende subito sbaglia subito i passi, passaggio sbagliato, ricezione sbagliata da parte dell'Epan, contrattacco Epan, qua c'è il fallo su Jan Niklas. Adesso Ricard, speriamo in bene per l'Epan con l'entrata di Castiglio, che la squadra si rimetta a posto, perché siamo in svantaggio di un gol contro il Fasano. Sì, è entrato Castiglio, forze nuove, speriamo idee nuove, perché qui ci vuole tutto oggi, Otto, ci vuole tutto. Purtroppo per Castiglio tiro sbagliato, tiro andato a finire, ha fatto la barba al palo. Adesso il Fasano si trova in attacco con il punteggio a favore, con Albin che ha la palla, passaggio a Flavio e a Pugliese. A Davide. Bella finta con entrata. Adesso il Fasano si diverte in campo, ancora Albin, passaggio sbagliato, ancora il contatto dell'Epan con Jan Niklas che sfonda la porta di Vito. E porta di nuovo in parità l'Epan a 13 minuti dall'inizio del secondo tempo. Intanto Notarangelo cerca di organizzare l'attacco del Fasano con Pugliese, ancora Albin, Davide, Flavio, Davide, e si prende lo sfondamento Davide e con calma Thomas Branch rimette la palla in gioco per la squadra dell'Epan. Beharibic Jeliko entra in campo a dar manforte alla sua squadra. In difesa Castiglio, Alex al centro. E un bel tiro di Starolis dai 9 metri con un contrattacco velocissimo del Fasano, sempre ancora di Flavio, e qua c'era un tiro fantastico di Notarangelo, un tiro in corsa e praticamente ha preso palla, ha scagliato subito la palla verso la porta guardando anche una difesa dell'Epan che non era ancora a posto in fase di organizzazione difensiva. 21 pari, Epan attacco, Singer non trova il compagno, passaggio ancora di Alex alla ala, un altro passaggio e tiro errato di Jan Niklas che va a finire fuori campo. Rientra Branch in campo per l'Epan in difesa. Comunque notiamo tantissimi sbagli sia dalla parte del Fasano che dalla parte della squadra di casa. Sarà una partita che finirà alla fine con un risultato molto stretto. Altro errore in fase difensiva dell'Epan,
e Jan Niklas che perde continuamente la tempistica con Davide che spara, però si prende il fallo Davide e il passivo, e Francesco sulla cabina di regia detta lo schema, passaggi veloci e un passaggio smarcante per Pugliese, e hanno fatto una cosa molto molto bella, un attacco rapido, studiato, e bisogna ammetterlo, è stato studiato, è stato fatto e rifatto in allenamento, altrimenti non è possibile che i ragazzi si ritrovino così velocemente. Ancora Starolis, ancora Alexander, ancora Starolis. E qua Lepan continua a sbagliare, non si trova la squadra in campo, purtroppo è entrato Santinelli, anche lui non riesce e perde palla, ancora Flavio in contrattacco, non si fa perdonare, va a toccare il portiere Christian, comunque non c'è problema dal punto di vista della salute, comunque 23-21, sono due gol di vantaggio per il Fasano dopo 17 minuti, e bisogna ammettere che il Fasano ora come adesso ci sta credendo in più. Ricci, questa è la mia opinione, dimmi. Sì, poca responsabilità da parte dei giocatori dell'Eppan che si passano la palla con poche idee, alla fine perdono l'attacco e prendono dei contropiedi molto molto facili. Vediamo che non c'è un grande attacco, non c'è la voglia di andare verso la porta. Abbiamo uno Starolis che ormai è comunque non anche fa più qua, quello che doveva fare e che ha fatto nel primo tempo. Comunque anche qua ci doveva stare il rigore, perché un difensore del Fasano era in area. Nel frattempo si prende il giallo la panchina del Fasano. Il commissario campo è andato ad informare l'arbitro si riprende, e qua ci stanno i due minuti e di rigore per un fallo su Dragan. Speriamo per la squadra di casa che Starolis riesca a fare il gol che poi metta la squadra dell'Eppan in una situazione più positiva, perché la squadra di casa sta sotto di due gol. Ecco, Starolis. Altro momento particolare con il commissario campo che va a parlare con l'arbitro. Vediamo, niente, comunque niente di particolare, sembra rigore, e Vito Fobbio sorridente in porta cercherà di parare questo palla di Starolis, ma non può fare niente contro questo tiro particolare. Il Fasano rimette l'extra player in campo e Jan Niklas va a prendere subito Jomo Albin, e nel frattempo adesso il
Francesco Ancona. Francesco ha chiesto il time out per la squadra pugliese e, mettendo un po' di calma forse anche in questo, momento un po' particolare della, squadra. Ci sentiamo tra poco. Si riprende con la palla in mano a Milano, al 18° minuto e 25 secondi del secondo tempo, con il risultato di 23-22 per la squadra pugliese, con Flavio al terzino destro, con l'incrocio adesso con il pivot, ancora Flavio che detta smista dall'altra parte sull'ala sinistra, sotto passivo il Fasano che E qua abbiamo visto tutta la voglia agonistica di Flavio, che ha preso una palla incredibile, si è girato e ha pure preso i 2 minuti la squadra dell'Eban. In questo caso Singer ha preso 2 minuti e questi 2 minuti fanno molto molto male, anche perché l'Eban adesso si ritrova sotto di 2 gol contro una squadra ipermotivata adesso com'è il Fasano. Leppan in portiere con Moritz alla sinistra, Omar centrale, Starolis terzino sinistro e terzino destro Seminkov, e finalmente Jan Niklas rompe il ghiaccio facendo un gol che sicuramente gli darà un po' di forza, anche per crederci che è possibile fare gol anche contro un portiere del calibro di Vito Fovio. Parata di Christian, meno male per Leppan. E Leppan decide di andare molto lentamente in attacco, forse avendo anche paura di perdere pallone. Santinelli di nuovo al centro con Moritz all'ala sinistra. Mancano 10 minuti alla fine della partita e adesso è il momento cruciale di questa gara, ma nulla di fatto con quella difesa del Fasano. Sotto passivo Leppan sta perdendo palla, Dragan che prende palla e adesso se non si va al tiro sono, e adesso Starolis deve andare al tiro assolutamente, vediamo. Ed è un bellissimo gol, quasi da fermo, con uno schema che si faceva negli anni 70, schema nel quale 3 si mettevano al muro e il bomber si alzava, una tattica che al giorno d'oggi purtroppo non si vede più e non riesco a capire il perché, se nelle file di una squadra si hanno dei tiratori da fuori come
Leppan, in questo caso con Starolis. E meno male che hanno lavorato bene adesso per Leppan i difensori, contrattacco, passaggio di nuovo a Jan Niklas, che non si fa pregare e fa il pari, anzi porta il vantaggio il Leppan a 25-24. Ricci, Leppan ce la può fare, sì o no? Leppan ce la può fare se ci crede, come ci ha creduto adesso per due minuti, Otto. Purtroppo la partita dura 60 minuti, il Fasano non molla e Oberauch Jan Niklas fa un'ottima gara, però non può fare da solo. Ci vuole anche l'appoggio dei terzini come Semikov e Starolis. Ecco, ti do ragione, attenzione, e palla andata sul palo, contrattacco e bellissimo il gol di Jan Niklas, che fa gioire quei pochi spettatori che si trovano sugli spalti. Due gol di vantaggio adesso per Leppan, speriamo in bene per la squadra di casa. Comunque Jallström che detta la squadra in attacco, con un'altra parata di Christian adesso, e queste parate ci vogliono per vincere una partita di equilibrio, e abbiamo visto che negli ultimi minuti Christian ha dato una mano grandissima alla sua squadra, parando dei tiri anche molto molto difficili, e subito la squadra ha un altro carattere e un'altra sicurezza in campo. E adesso si continua, e come ha detto mio fratello Ricci un paio di minuti fa, bisogna giocare bene per 60 minuti, e in questa partita già un paio di minuti fanno cambiare completamente la partita e il risultato. Adesso Leppan è in vantaggio di 3 gol, 27-24, e un buon auspicio per gli ultimi 6 minuti. Comunque non è ancora detta tutta, perché intanto vediamo che Angiolini si inventa anche un pugliese si inventa un bel attacco con Jallström, con Albin che sotto passivo andrà al tiro, altrimenti lo farà lui. Contrattacco di nuovo di Jan Niklas, e altro gol, e per la squadra pugliese momentaneamente non c'è niente da fare, però non si sa come. La pallamano è uno sport molto veloce, time out di Ancona, e ci sentiamo tra poco. Jedenfalls, wenn wir heimbringen, sage ich echt davon aus, nachher wäre der echte Trainer nochmal herholen. So was er getan hat, die Woche. Das machen wir schon. Ecco, quando mancano 5 minuti e 30 secondi la partita rinizia con la palla in mano al Fasano, con Pugliese che dà la palla a Jallström, incrocio ancora, e adesso passaggio, e la difesa dell'Eppan adesso si sta muovendo abbastanza bene e sta cercando di prendere anche i palloni. Siamo sotto passivo, però Albin si inventa un'altra di quelle sue fucilate,
lunghe che puniscono la sono tre i gol di vantaggio dell'Eppan, ma l'Eppan deve stare molto ma molto attento perché la partita è ancora lunga. Con Santinelli a secondo pivot e adesso finalmente Semenkov si ricorda di saper tirare anche da fuori e poi in vantaggio la squadra per 4 gol e il Fasano perde palla e Semenkov si tiene un po' la spalla, lui ha un po' di problemi, comunque continua la partita anche perché è importante che tutti i migliori giocatori siano in campo. Entrata secondo pivot di Omar e qua Starolis ha sbagliato tutto, è andato al tiro immediato invece di vedere se un pivot era libero. Ed è naturale che poi non ce la fa a rientrare neanche Semenkov, che si prende 2 minuti che possono anche far male in questo momento perché non è ancora detta l'ultima parola per il Fasano, che cerca di rimettersi in partita con un extra player, penso, che Ancona Francesco ha messo in campo. È naturale che anche la squadra pugliese vuole assolutamente cercare di vincere o di portare via almeno un punto da questo campo altoatesino. Ecco, un dirigente è entrato a pulire il parquet reso scivoloso da una caduta di uno o due ragazzi. Notarangelo del Fasano. E qua sbaglia Albin e Christian ha fatto una parata provvidenziale per la situazione dell'Eppan e dà una positività alla sua squadra. Adesso il Fasano esce un attimino in più in fase difensiva, è naturale che adesso la squadra vuole rischiare un po' e deve rischiare un po' per rimettersi in campo e ai 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 per l'Eppan. Dragan sbaglia tutto, prende un fallo doppio e il ragazzo di prima e De Santis del 2003, come avevo accennato, non si fa pregare e fa un bel gol in contropiede, porta a 3 e adesso intanto il Fasano porta fuori 3 giocatori e nel frattempo l'allenatore dell'Eppan, capendo le intenzioni dell'allenatore del Fasano, perdere a 2 minuti a 3 minuti dalla fine, prende il time out. Ci sentiamo tra poco. Was Verantwortung übernimmt, aus und nicht klar. Voll weiter. Der schießt voll weiter. Der Franz fällt hier zu Ende aus. Da der vorbei, wo ich schon viel in den Weg. Was? Basket. Basket. Basket.
Ecco, con il Fasano che adesso ha portato due ragazzi in difesa in molto fuori, e Lepan cercare di trovare gli spazi con Dragan, che si prende un rigore sacrosanto per la squadra altoatesina, e speriamo in bene per loro che questo rigore di Starolis vada in porta. Comunque c'è sempre un certo Vito Fovio che, per fortuna dell'Eppan, non riesce ad ingannare Starolis. Non è finita, anzi, e questi sono due minuti a Starolis, anzi a Starolis, in quanto ha fatto un fallaccio comunque ha fatto un fallaccio, il giocatore pugliese era in fase di volo. Ad Angiolini, mi dice mio fratello. Ricci, siamo a un minuto e mezzo dalla fine, penso che sia andata adesso, no? No, Otto, non è finita. Tu vedrai come si muove adesso il Fasano. Siamo uno in meno e un minuto e 25. Si può perdere tranquillamente la partita regalando magari un punto agli avversari. Per cui adesso dipende, siamo dentro in 4. Dipende se c'è subito un gol o meno. Adesso Lepan deve muoversi molto molto velocemente. Ancora il tiro dall'ala, e sempre questo ragazzo del 2003 che punisce la squadra con una marcatura a uomo. Adesso ci serve un giocatore che riesca a far smarcare gli altri compagni. Santinelli, e sbaglio comunque Santinelli, ci mette tutto il suo cuore e va a fare il gol sicuramente della vittoria adesso, perché stanno per mancare i secondi al Fasano. Altro tiro parato di Christian. Bene Otto, sembra che sia andata questa partita con tanto orgoglio e anche un po' di fortuna. Eppan porta a casa, o rimangono a casa, questi due punti, e due punti importantissimi, Otto. Bene, comunque questo per me è il gol dell'anno, perché un tiro del genere con un passaggio del genere può essere il gol dell'anno se verrà decretato. Ai spettatori davanti ai PC e ai amici della Pallamano, la partita finisce con il risultato di 31 a 28 per la squadra dell'Eppan. L'Eppan ci ha creduto solamente 10 minuti, comunque in quei 10 minuti ha fatto la differenza. Il Fasano dall'altra parte ha fatto la sua onesta partita, forse sbagliando un po' troppo in una fase concitata della partita. Non è stata una bella partita dal punto di vista né della tecnica, della tattica. È stata una partita che era molto sentita da parte di entrambe le società, perché i punti sono solamente due ed entrambe le società hanno bisogno di punti. Ha vinto la squadra che nel momento giusto aveva forse anche qualche giocatore in più. Il Fasano ci ha creduto, ma alla fine Lapiano ha vinto la partita con il risultato di 3 gol di vantaggio. A voi tutti a casa un grande saluto da parte di Otto Forer dalla palestra Raiffeisen di Eppan, e alla prossima.
Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Past. Ancora come ti chiami? Crastolla. Giuseppe. Giuseppe. Famos? Allora, ai microfoni questa sera ho Giuseppe, vice allenatore del Fasano. E dimmi un po' spartita, Giuseppe, di questa partita, secondo me un po' strana. Sì, ci dispiace tanto perché abbiamo tenuto, diciamo, tutta la partita rispetto alle ultime partite che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una discreta partita, peccato abbiamo avuto un blackout di 4 minuti e mezzo che ci è costato un parziale di 6-0 e lì è finita la partita. Qualche errore di inesperienza l'abbiamo pagato in quel momento e purtroppo non siamo riusciti più a riattaccarci. Sì, infatti ho notato anche su in cabina di regia che la partita, diciamo, era sempre equilibrata. A un certo punto la Piano ci è creduto per un paio di minuti e in quei frangenti il Fasano. Sì, sì, proprio in quei minuti, diciamo, gli ultimi 10 minuti del secondo tempo. Abbiamo avuto un blackout di 4 minuti e mezzo nel quale abbiamo davvero buttato l'impossibile. Purtroppo abbiamo anche buttato la partita in quel momento. Mm-hmm. Adesso speriamo di avere 2 settimane per lavorare bene e cercare di fare punti a Molteno, perché a questo punto dobbiamo recuperare più punti possibili. Sì, anche se abbiamo già giocato, diciamo, con qualche squadra un po' più attrezzata, però dobbiamo ancora migliorare tanto e non possiamo buttare queste partite. Anche perché fuori casa sarebbe stato importante portare punti a Fasano. Ci credo, comunque anche la Piano questa sera doveva assolutamente vincere, anche avendo perduto le ultime partite, stranamente giocando anche male. La differenza, diciamo, alla fin fine, cos'era la differenza tra le due squadre questa sera? No, solo ho detto qualche errore di inesperienza nel bloccarci e non buttare i palloni importanti in quel frangente, perché fino a quel minuto avevamo spinto, Vito stava parando come di solito ed eravamo in partita. Peccato, davvero peccato. Bene, ti auguro tutto il bene a te, per il tuo lavoro, per la società del Fasano e alla prossima, grazie. Va bene, arrivederci. Arrivederla. Grazie. Gut. Der zweite ist der Inzertrainer. Ah, wird schon kommen. Bis jetzt. Ecco, davanti ai microfoni adesso anche Jan Niklas Oberauch dell'Eppan, un ragazzo giovane cresciuto ad Appiano nella società dell'Eppan. Dimmi, Jan Niklas, come ti è sembrata questa partita? Beh, sicuramente è stata una partita molto dura, dal primo fino all'ultimo minuto. Abbiamo combattuto molto bene e sono soddisfatto e contento che abbiamo vinto questa partita molto importante per noi. Ci credo, perché erano in bilico questi 2 punti che erano assolutamente da fare, perché la squadra aveva assolutamente 2 punti in classifica e questo, secondo me, tu che ne dici, era una partita veramente molto ma molto importante. Sì, erano necessari, abbiamo saputo che dovevamo vincere e sono contento che ce l'abbiamo fatto. Credo che la seconda fase e i contropiedi hanno deciso questa partita e niente. Hai fatto dei bei gol, ho visto, in cabina di regia, frutto della difesa, del contrattacco, e poi tu hai punito il portiere Vito Fovio. Comunque, tirare contro Vito è sempre un'esperienza particolare, giusto? È un'esperienza particolare, sappiamo che Vito è uno dei più forti portieri d'Italia. E sono molto contento che ci siamo riusciti a vincere, però se Vito una volta entra in partita è difficile fare gol, e quello si è visto oggi. Bene, Jan Niklas, ti ringrazio per questo statement dopo partita, ti auguro tutto il bene per il tuo futuro, per il prossimo futuro, e
E la prossima partita contro chi? Contro Fondi, dobbiamo andare a Fondi e continuare così. E sarà dura Fondi, sarà giusto? Dura in questo campionato, il campionato quest'anno è così equilibrato che ogni partita sarà molto dura. Sì, e bisogna anche sapere che oggi il Fondi ha perso a Molteno, per cui i punti saranno molto ma molto difficilmente da raggiungere, giusto? Giusto. Ok, come ripeto, grazie a te. Grazie a voi. E stammi bene, grazie. Grazie, alla prossima. Ciao. Jetzt haben wir noch einen Trainer, gell? Milan, bitte. Ja, questo sì, io. Bis zurückgehen. Du da oben zu, weil du ziehst eine Kugel da zum. Aspetta che lascio questo. Ciao. Yeah. Milan, ti vedo più sorridente questa sera dell'ultima volta, come mai? Un po' sì, però non ancora contento. Appena ho detto ragazzi, potete festeggiare per non accontentarsi adesso da questa vittoria. È andato, abbiamo vinto, era partita molto importante per una, diciamo, una nuova partenza. Sappiamo adesso che giochiamo contro squadre che, diciamo, non sono favoriti contro di noi. E vogliamo sicuramente salire in classifica, diciamo, se dice salire, sì, salire, ecco, la china, andare a, sì. Milan, questa settimana sarà sicuramente stata una settimana abbastanza tosta, diciamo. Cos'è che hai cambiato nella squadra? Cos'è cambiato nella squadra a differenza dell'ultima partita? Sì, abbiamo fatto anche un po' di riunione da società fra di noi stessi, giocatori, allenatore. Abbiamo parlato che si deve prendere responsabilità di giocatori e dobbiamo essere più in partita. Oggi sono contento, prima volta dove ho detto con arbitri non volevo che si parli neanche, e sono contento che 60 minuti nessuno non ha protestato e non ha fatto niente contro gli arbitri. Spero che si continua, che è prima cosa. E non siamo stati nervosi e abbiamo migliorato un po' come si deve attaccare, dove e quando si deve passare la palla, perché strano, però se doveva fare anche contro giocatori esperti una cosa così. Adesso la prossima sarà molto dura, perché abbiamo sentito che il Fondi ha perso a Molteno, sì, ok? Sì, e l'Eppan deve andare a Fondi settimana prossima, giusto? Sì. Questa è una squadra giovane, giocano bene, giocano veloce, però se vuoi vincere di là non puoi sottovalutare. Devi andare lì, devi vincere, devi pensare che giochi contro una squadra forte e non ci saranno problemi. In quel caso, se entriamo in partita già che abbiamo vinto, sono sicuro che ci sono problemi alla fine di partita. Allora Milan, io ti ringrazio, ti auguro tutto il bene per te e per la squadra naturalmente, e ci sentiamo alla prossima sperando sempre di sorridere dopo la partita. Spero anche io che continua, che non blocca questo virus, è già iniziato un po' di troppo, e spero che quel campionato va avanti per tutti quanti, non dico solo per me. Bene, grazie a Milan Gagovic, allenatore del Lepan. Grazie a te. Super.